Inizia un nuovo episodio della serie per riconoscere gli intervalli musicali a orecchio. Con il giusto allenamento, la velocità di riconoscimento degli intervalli può diventare epica. Se non l'avessi già fatto, ti consiglio di guardare i video introduttivi che contengono utili informazioni di base. Prima che Reinhold Messner innescasse una rivoluzione nel mondo dell'alpinismo, i gradi di difficoltà di un'arrampicata erano catalogati con una scala chiusa, da primo a sesto grado, dove il sesto grado era il limite estremo di difficoltà impossibile da superare. Ma Messner ha proposto che la scala venisse aperta verso l'alto, affermando che non ha senso fissare un limite superiore di difficoltà in senso assoluto, perché prima o poi qualcuno riuscirà a scovare e superare una sfida che va oltre quel limite, anche grazie ai progressi delle tecniche di arrampicata e delle capacità sportive umane. E molti arrampicatori dopo di lui lo hanno confermato, dato che la scala moderna arriva e supera il 12° grado di difficoltà. Non preoccuparti, Genesi Musicale non si è improvvisamente trasformato in un canale sugli sport estremi. È solo che, secondo me, è possibile intravedere un curioso parallelo fra la difficoltà di esecuzione di un'arrampicata alpinistica di sesto grado, che rimane tuttora la soglia psicologica fra un bravo scalatore e un vero pro, e la difficoltà di riconoscimento del sesto grado musicale, che per l'orecchio relativo può rivelarsi una sfida più impegnativa del previsto. Purtroppo, il parallelo fra gradi dell'arrampicata e difficoltà dei gradi musicali non funziona per i gradi intermedi, perché la difficoltà di riconoscimento degli intervalli musicali non va di pari passo con i loro gradi, come invece succede per i gradi dell'arrampicata. Approfittiamo per fare un veloce recap. L'unisono, l'ottava e il quinto grado sono fra i più semplici da riconoscere, subito seguiti dal tritono e dalle due varianti del terzo grado, maggiore e minore, e da quarto e secondo grado, leggermente più sfuggenti ma comunque abbordabili. Prima di proseguire, mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Fai clic su mi piace per far capire all'algoritmo quanto impegno sto mettendo in questi contenuti e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato sul seguito di questa serie e sui nuovi video che appariranno prossimamente. La difficoltà di riconoscimento del sesto grado e della sua variante minore, che conosceremo in un prossimo video, è principalmente dovuta alla sua maggiore distanza dalla tonica, che può mettere in difficoltà il nostro orecchio relativo, ma può esserci di grande aiuto il fatto che sia vicina di casa dell'intervallo di quinta, uno dei più semplici da individuare, grazie alla sua estrema consonanza con la tonica. E quindi, se hai già avuto modo di allenarti a riconoscerlo, non dovresti fare molta fatica a fare il salto di qualità e imparare a riconoscere il suo vicino di sesto grado, e prepararti così ad entrare a far parte della community dei veri pro dell'orecchio relativo. Parlando di vicini di casa, l'intervallo di sesto grado viene anche chiamato sopradominante, proprio perché si trova subito sopra l'intervallo di quinta, detto anche dominante. Questa sua vicinanza al quinto grado fa sì che a livello melodico il sesto grado, una delle note instabili della scala maggiore, ne subisca la forte attrazione, e questo movimento discendente rappresenta la risoluzione più naturale di questa tensione. Durante il tragitto si può anche decidere di passare dalla sua versione minore, abbassata di un semitono, usando quello che in musica viene chiamato cromatismo, cioè un passaggio transitorio su una nota che non appartiene alla scala diatonica di riferimento, ma comunque ci può stare se non ci si sofferma troppo sopra. Invece la strada per muoversi in salita e risolvere verso la tonica è un po' più lunga, un tono e mezzo, e in diretta, perché passa attraverso il settimo grado, che sarà il protagonista del prossimo video. Ma una volta percorso il primo tono in salita, la risoluzione verso la tonica sarà garantita dalla sua potente forza magnetica. E questo ci fornisce un altro trucco che possiamo usare per riconoscere il sesto grado, cioè ragionare all'indietro lungo il percorso che abbiamo appena descritto, perché l'intervallo di sesta dell'ottava inferiore si trova scendendo di un tono e mezzo a partire dalla tonica, un movimento molto utilizzato quando ci si allontana dallo stato di riposo sia nelle melodie che nelle linee di basso, che fanno da supporto ai movimenti armonici dei brani, come vedremo meglio quando affronteremo le cadenze. A questo punto potresti chiederti, perché per il sesto grado ho scelto questa emoji deprimente? Beh, se proviamo a suonare tutte le note naturali della scala maggiore di Do, i tasti bianchi, partendo dal La,
che nella scala maggiore di Do è proprio il sesto grado, il nostro protagonista di oggi. Otteniamo una scala che trasmette un senso di tristezza e malinconia in maniera uniforme per tutta la sua lunghezza. Questo succede principalmente perché la distanza fra la prima e la terza nota della scala è una terza minore, tre semitoni, ovvero un tono e mezzo. E come abbiamo visto nel video dedicato al terzo grado, link qui sopra e in descrizione, è proprio il tipo di terzo grado, maggiore o minore, a determinare in gran parte se una scala abbia un carattere felice, maggiore, oppure triste, minore. Questa scala in musica viene chiamata scala minore naturale, che è la più famosa e neutra delle possibili scale minori. Sì, ne esiste più di una, e sicuramente approfondiremo la questione in un prossimo video, ma per ora restiamo concentrati su questa. E ovviamente il fatto che la terza nota sia una terza minore fa sì che anche l'accordo della scala armonizzata costruito partendo dal sesto grado sia minore e triste. Ma grazie al fatto che condivide con l'accordo di tonica due o tre delle sue note, a seconda che si armonizzi per triadi o quadriadi, l'accordo minore costruito sul sesto grado a livello di funzione armonica entra a far parte del gruppo di tre accordi che hanno la funzione anch'essa denominata ditonica, diventando di fatto un possibile sostituto minore dell'accordo di tonica nelle sequenze di accordi, come abbiamo già visto per l'accordo costruito sul terzo grado. Ed è ora che arriva il bello, perché facendo la conoscenza del sesto grado, oltre ad aver appreso qualche rudimento di base sull'arrampicata sportiva da sfoggiare con orgoglio in un momento a caso durante le nostre conversazioni, abbiamo anche accennato a due argomenti fondamentali dell'armonia, che approfondiremo nelle prossime puntate, cioè la differenza fra scala maggiore e scala minore naturale, che ci apre la strada al magico mondo dei modi musicali e delle loro scale alternative, e il concetto di funzione armonica e di sostituzione fra accordi intercambiabili della stessa funzione, che potremo sfruttare per modificare i giri armonici dei brani e dargli un tocco originale e personale. Come sempre, nella playlist dedicata, troverai un video di esercizi per allenarti a riconoscere l'intervallo di sesta maggiore rispetto a tutti gli altri intervalli scelti a caso. Il tuo feedback è molto importante. Se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere cliccando su mi piace e iscrivendoti al canale e cliccando la campanellina per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Alla prossima!